Questa conversazione chiude la prima parte del ciclo di quest'anno, ma ovviamente ci saranno altri eventi a sorpresa a partire dal 9 di ottobre fino a dicembre, quindi chiudiamo per l'estate, andiamo in ferie, ma vi rivedremo volentieri a partire dal 9 di ottobre. Io, intanto, per chi non mi conosce, io sono Benedetta Rinaldi, sono psicoterapeuta, esperta in ipnosi, e insegno all'Università Guglielmo Marconi psicologia dinamica. Io sono Luca Salcinelli, sono laureato in psicologia clinica e tra poco, speriamo, psicologo, insomma, a breve. E poi abbiamo con noi Emiliano Pizzicannella, che è il nostro tirocinante, da una volta a questo è anche un musicista che si presenterà con un pezzo. Conversazione in un modo forse un po' diverso. Di solito quello che succede è che chi sta da questa parte, il cosiddetto relatore, parla e poi alla fine della serata c'è un confronto col pubblico. Per cambiare, questa volta la conversazione la farete voi, cioè comincerete quantomeno voi, o almeno ci proviamo. E quello che vorremmo chiedervi, e speriamo che qualcuno di voi ce lo dica, è: visto che siamo tutti qua, immagino che siamo interessati quantomeno a capirci qualcosa della creatività e come poi si è esplicata anche nell'opera di Caro Tenuto. Quindi vediamo se c'è qualcuno che vuole dirci qualcosa su che cos'è per lui la creatività, per lui o per lei ovviamente la creatività, oppure se, e anche se la creatività, se si ritrova un momento della tua vita in cui la creatività ha giocato un ruolo importante. Nel senso, un'esperienza creativa che l'ha portato a trasformarsi come persona, o comunque che ha creato qualcosa di diverso e di nuovo nella sua vita. Allora, penso che la creatività faccia rima con libertà. Quando siamo più autentici, noi stessi, liberi da tante cose che conosciamo proprio a memoria, e allora siamo veramente creativi. E mi è venuto in mente, quando dicevi, una situazione, mi sono trovato una volta dentro il mare della Sardegna in grande difficoltà perché stavo per annegare e cercavo di nuotare contro una corrente fortissima, molto più forte di me, e la creatività è stata quella di cambiare un po' strada, di andare un po' di fianco, e così piano piano, dopo un'ora e mezzo, insomma, sono riuscito finalmente a tornare sulla spiaggia. E quindi, insomma, questo è quello che mi ha suscitato la domanda. Grazie, Giorgio. Grazie. Allora, io potrei dire molte cose sulla creatività, però questo ha stimolato un po' anche con la mia esperienza personale, no?
una recente in cui ero in un momento della mia vita presa in mezzo a meccanismi burocratici, a contrastare degli eventi avversi che riguardavano, diciamo, l'organizzazione della mia vita. E a un certo punto, così in maniera incomprensibile, ho preso del tempo che abitualmente dedicavo a quello per esercitare la mia fantasia e quindi la mia creatività. E questo ha indotto ovviamente, diciamo tecnicamente questo è già documentato, un aumento del tono dell'umore, una grande soddisfazione, nonostante tutto intorno rimanesse identico. E poi ho sentito un arricchimento profondo, insomma, questo fatto di aver, insomma, poi alla fine, diciamo, viene da dire che la creatività è un fatto metafisico, cioè va oltre l'oggettività e la fisicità e la brutalità delle dinamiche sociali, insomma. Grazie. Noi, come forse sapete, abbiamo anche una pagina Facebook e la stessa domanda che abbiamo posto questa sera l'abbiamo posta anche ai nostri amici, proprio per iniziare questa conversazione anche, e proseguirla anche in maniera virtuale. E quindi vi voglio leggere qualcosa di quello che hanno scritto, a partire da Vanessa, che ha scritto: la creatività per me è la capacità di vedere soluzioni, di ridefinire problemi. E il libro di Caro Tenuto che più mi ha aiutato a capirlo è Amare e Tradire. Francesca. Caro Tenuto, profondo conoscitore dell'animo femminile, ha indagato la creatività nella donna. Per esprimere la creatività c'era bisogno di solitudine, ma una donna che viveva sola era considerata un'esistenza mancata. Una donna che non era riuscita nel suo compito primario, che era quello di essere una buona madre, una buona moglie, veniva estromessa dalla società. Scrittrici come George Eliot, George Sand, nascosero la loro identità dietro pseudonimi maschili per ottenere un riconoscimento. Mancava anche una stanza tutta per sé, come rilevava la Woolf. Jane Austen per tutta la vita scrisse nel soggiorno, non poteva uscire da sola, non viaggiò mai. Ma evidentemente riuscì ugualmente a esprimere il suo lato creativo. Mi viene in mente una frase bellissima di dell'autore che mi è molto caro, che è Henry Miller, il quale dice a proposito della creatività: la creatività è stare sospesi come un colibrì. E ha scritto un libro come un colibrì in cui spiega quello che può dire. Personalmente penso che la creatività sia un'arte combinatoria. Che cosa voglio dire un'arte combinatoria? Nelle mie fasi di difficoltà, di grande difficoltà, io immetto dati, leggo, prendo appunti, scrivo, ma non con l'intenzione di costruire. All'improvviso qualcosa si mette insieme dentro di me e io mi trovo con la frase compiuta, con il concetto che è andato a buon fine, no? Quindi la creatività è un processo in cui si mettono insieme tutti gli elementi che noi abbiamo a disposizione. Può diventare un quadro, questo lungo pensiero, una poesia, un articolo o anche un atto distruttivo, ma qua mi fermo. Dunque, grazie a tutti voi che avete contribuito con i vostri pensieri e le vostre riflessioni. E a questo punto vi racconto come io personalmente ho scoperto la creatività, ho scoperto il mondo della psicologia e soprattutto ho conosciuto Aldo Caro Tenuto. Dunque, io avevo circa 18 anni e frequentavo il primo anno di università di psicologia e mi trovavo alla Sapienza. E era una profonda crisi personale, stavo molto male all'epoca. E in tutto questo avevo quasi deciso di abbandonare l'università. Perché? Perché in realtà avevo iniziato a seguire tutta una serie di corsi e in questi corsi quello che io sentivo era parlare di laboratori con topi usati come cavie, cani dentro alle gabbie, misurazioni e rilevazioni di test, e
piuttosto che mente come black box, mente computazionale, input, output, insomma. Addirittura mi ricordo un esame di sociologia rurale, cioè su come si faceva il luppolo e tutte queste cose interessanti, ma che forse non mi interessavano proprio al momento. Io che in fondo in realtà mi ero iscritta a psicologia dopo aver letto Freud e quindi dopo essermi accostata a quella che era l'interpretazione dei sogni con il mito, Edipo e tutte queste cose qua. Quindi a un certo punto sono in una crisi terribile. E quell'anno dovevo fare questo esame di psicologia della personalità. Io mi trovavo nel canale QZ e il canale QZ era quello gestito da Aldo Caro Tenuto, che io non conoscevo minimamente, non sapevo nella mia grassa ignoranza proprio chi fosse. Tra l'altro l'esame di Caro Tenuto non invogliava minimamente, perché dovete sapere che l'esame era dato da questo piccolo tomo e manuale insieme ad altri 6-7 libercoli, quindi potete immaginare che era un esame bello tosto e bello corposo, per cui quasi tutti i miei colleghi che fanno ovviamente cambiano canale, se ne vanno a dare esami dove c'era un testo, due testi, tre testi. Io però, un po' perché ero pigra, un po' perché stavo male, un po' perché ormai mi ero rassegnata al fatto che avrei lasciato l'università, un giorno vado a questa famosa lezione di Aldo Caro Tenuto. Entro nell'aula e innanzitutto trovo un'aula gremita, cioè persone appese ovunque e persone messe in ogni angolo e persone di ogni età, cioè veramente c'erano sia matricole di 18 anni che persone molto più mature. Già questa cosa mi aveva un po' disorientato, perché vado a questa lezione, tantissime persone, un brusio enorme nell'aula. A un certo punto da lontano vedo quest'uomo piccolino sulla cattedra, che era vestito, ancora me lo ricordo, con un lupetto nero, e a un certo punto, nel momento in cui fa questo gesto, l'aula cade nel più completo silenzio. Io guardai questa immagine e pensai: ma sembra un maestro d'orchestra, e lasciai lì il pensiero. Quello che avvenne dopo fu che Aldo Caro Tenuto nel silenzio disse queste quattro parole, disse: il mito ci vive. Ecco, per me veramente quello fu un momento incredibile, un'illuminazione. Io mi ricordo di essermi proprio letteralmente sentita attraversare da una corrente d'energia, perché dopo tutto quest'anno infernale di laboratori, di topi, di cavie, era il primo professore che mi parlava di mito, di letteratura, di creatività, di possibilità di trasformare la sofferenza in un'opera d'arte. Cioè, ecco, questo per me era assolutamente sconvolgente. Mi ricordo di essere uscita da quell'aula in uno stato proprio veramente di trance e di aver pensato: questo è quello che cercavo, questo è quello che voglio fare, e questo è poi quello che ho fatto dopo parecchio tempo e molto travaglio. Ma per ritornare un po' a capire com'era la cattedra di Caro Tenuto, dovete sapere che lui offriva ai suoi studenti dei seminari, e questi seminari erano gratuiti ed erano, diciamo, gestiti dai suoi allievi, dai suoi collaboratori. C'era un seminario di Antonio Dorella sulla sessualità e il cristianesimo, mi pare la teologia, c'era anche di Virginia sui riti di possessione, forse sul misticismo. Ma io andai a seguire un corso di ipnosi, un seminario sull'ipnosi tenuto da Amedeo Caruso, e quella fu la seconda epifania di tutta questa storia, e anche lì fu veramente un seme che in realtà ho coltivato e che non mi ha mai lasciato, ed è diventato una parte integrante e profondamente nutriente del mio essere psicoterapeuta e della possibilità di esprimermi creativamente attraverso le immagini e attraverso la trance. Ma tornando, diciamo, al tema di questa serata, in questo testo, che era il trattato di psicologia della personalità, c'è tutta una parte dedicata alla psicologia dell'individuo creativo, e subito dalle prime pagine Aldo Caro Tenuto pone una domanda e dice: com'è possibile affrontare e risolvere le difficoltà e la sofferenza dell'individuo? E subito dopo risponde: la creatività costituisce la risposta
più pregnante, più ampia, meno diretta e meno specifica la sofferenza. La creatività è un orizzonte. La creatività è la risposta che apre. Musica, maestro. In un certo senso, non lo so. Allora, io sono partito per nel pensare a questa conversazione da una domanda. Mi sono chiesto perché per Aldo Calotenuto era così importante la creatività, perché ci ha puntato così tanto. La risposta non è ovvia, nel senso che non tutti, molti psicologi e molti psicoterapeuti hanno parlato della creatività, ma non tutti ne hanno fatto il loro, come dire, uno dei loro cavalli di battaglia. In un articolo di Rollo May, che ho citato nella bibliografia che avete trovato sulle sedie, May, per esempio, che è il fondatore, diciamo, del counseling, che insieme a Rogers ha fondato anche la, diciamo, è stato uno degli iniziatori del filone della psicologia umanistica, si lamentava ad esempio del fatto che tutto sommato gli approcci psicanalitici e della psicologia in generale sulla creatività erano abbastanza grossolani oppure o addirittura riduzionistici per tanti versi. Perché Calotenuto invece era molto importante parlare della creatività. Quando ha fatto la sua serata, Antonio Torella ha detto che Calotenuto ha incentrato, spero ricordare bene, buona parte della sua opera su tre pilastri fondamentalmente: l'inconscio, e in questo, diciamo, ce l'ha in comune con la maggior parte, o con tutti ovviamente gli psicologi del profondo che l'hanno preceduto e seguito, il tradimento, e questa è proprio una chiave sua di lettura, e la creatività. Questi tre pilastri devono essere in qualche modo collegati tra di loro. Mi ricordo che Antonio ha proiettato questa slide in cui si leggeva questa citazione dal suo libro, Da amare e tradire, e questa citazione recitava: possiamo riconoscere le persone che non sono mai state tradite,
perché qualcosa in loro ci dice che non sono cresciute. E Virginia, quando lesse questa citazione, la lesse in un altro modo, disse: possiamo riconoscere le persone che non sono mai cresciute, che non hanno mai tradito, perché qualcosa in loro ci dice che non sono cresciute. Io penso che probabilmente che l'ho tenuto, sarebbe stato d'accordo con entrambe le letture, sia chi non ha mai tradito, sia chi non è mai stato tradito, in fondo non è mai cresciuto e molto probabilmente non è entrato in contatto con la sua creatività. La creatività e il tradimento, da questo punto di vista, possono essere collegati. Perché? Perché chi è tradito e deve in qualche modo reagire alla sofferenza dovuta al tradimento senza, come dire, lasciarsi sommergere dall'evento, deve fare appello alle sue risorse creative per poter, come dire, per ricreare il proprio mondo dopo il tradimento e al tempo stesso per perseguire, come dire, la sua individualità. Il tradimento ci porta sempre verso l'individuazione, sia che venga perpetrato ai nostri danni, sia che siamo noi a tradire. Infatti Carlo Tenuto diceva: si tradisce per rimanere fedeli a se stessi. Al tempo stesso la creatività ci pone in contatto con una dimensione che è anche collettiva dell'essere umano. Che cosa significa questo? Quando Kafka stava per morire, disse al suo amico Max Brod di distruggere tutte le sue opere, di bruciarle. Lui non voleva che niente di quello che aveva scritto gli sopravvivesse. Quando poi morì, Kafka era malato molto gravemente, quindi era vicino a morire. Quando morì, Brod si trovò di fronte a tutte queste opere che non erano ancora state pubblicate e fra sé e sé si disse: devo scegliere se tradire un amico o tradire l'umanità. E la storia è finita che lui ha tradito il suo amico e che l'umanità ha conservato le opere di Kafka. Questo che cosa significa? Anche su questo Carlo Tenuto aveva molto da dire. Carlo Tenuto diceva che una volta che abbiamo creato un qualcosa, quel qualcosa non ci appartiene più. Quel qualcosa è stato donato all'umanità intera. In qualche modo proviene da una matrice collettiva, transpersonale, nella quale noi andiamo a pescare per creare un'opera d'arte e poi ritorna in questo patrimonio comune dell'umanità. Sì, io voglio riprendere il quesito iniziale che hai posto, no, indirettamente, cioè perché Aldo Caro Tenuto, tra i tanti temi, le tante possibilità di approccio alla cura della psiche, alla cura dell'anima, ha scelto di concentrarsi proprio sulla creatività. Nel fondamento della personalità, Caro Tenuto utilizza questo metodo, cioè lui dice: per capire come l'opera di un soggetto, di un artista, di uno scrittore, ma anche di un pensatore, è stata concepita, noi dobbiamo andare alla ricerca degli aspetti salienti della sua vita. E questo noi l'abbiamo fatto anche rispetto ad Aldo Caro Tenuto. Nel testo autobiografico La mia vita per l'inconscio, Aldo Caro Tenuto racconta la sua vita e racconta di un'infanzia che è stata da subito costellata di eventi molto dolorosi, lutti, senso di abbandono, separazioni, senso di impotenza. Non solo questo, ma Aldo Caro Tenuto fu afflitto da quando era bambino, mi sembra intorno agli 8-9 anni, da una forma molto grave di pericardite, di problematica al cuore. E questa malattia ha costituito una limitazione, ha costituito un condizionamento molto forte che lui si è portato avanti per tutta la sua vita fino alla sua morte. Però lui diceva anche questo, lui diceva: sì, in fondo la mia malattia mi ha condizionato e mi ha profondamente limitato, però la mia malattia mi ha consentito di sviluppare l'attitudine, per esempio, allo studio, proprio perché lui era un bambino che non poteva correre, non poteva fare tutta una serie di cose. Mi ha consentito di sviluppare degli aspetti della mia personalità che probabilmente senza quella sofferenza io non avrei mai potuto immaginare, non avrei mai potuto sviluppare. Perché? Perché, come diceva lui all'inizio, la sofferenza per Aldo Caro Tenuto è una sorta di, è una leva, è una spinta che noi possiamo utilizzare
per alimentare la creatività per eccellenza. E la creatività per eccellenza, per Andoghero Tenuto, qual era? Era il concepimento di noi stessi, cioè la possibilità di trasformare la nostra vita e di renderla un'opera d'arte. Ovviamente la creatività che porta, come diceva anche Giorgio, la possibilità di liberazione, un senso di pienezza, porta con sé, come tutti i paradossi che sono sempre fonti di verità ancestrali, porta con sé anche il suo esatto contrario, cioè la creatività è inestricabilmente legata alla distruttività, no? Perché? Perché in fondo, per riuscire a mettere in discussione qualcosa, per creare qualcosa, noi dobbiamo sempre mettere in discussione lo stato precedente. In fondo, se noi ci troviamo in uno stato di benessere, non siamo mai spinti a trasformare le cose. Lui diceva: se una persona va alle Hawaii, va a Bali, in un posto meraviglioso sulla spiaggia, non gli verrà mai in mente di scrivere un romanzo, di fare delle grandi opere sinfoniche, perché la sua natura e il suo benessere è talmente forte che lui si sente appagato. Al contrario, invece, come appunto testimonia la sua vita, la distruttività è quella mancanza, la distruttività è quel vuoto, è proprio quel vuoto che mi alimenta nella possibilità di sviluppare, come diceva ad esempio Bion, il pensiero nasce nel vuoto. Attraverso il vuoto io riesco a fare che cosa? Caro Tenuto diceva questo: il vuoto rende possibile l'accessibilità delle esperienze, cioè nel momento in cui io faccio vuoto, nel momento in cui io sento una mancanza, quello è il momento in cui io posso superare il limite, perché poi la creatività è questa, è il superamento di un limite che può essere costituzionale, psicologico, ontologico, come lo vogliamo, ma il fatto stesso di superare quel limite mi permette di accedere a delle esperienze, a dei contenuti che poi trasformano il mio mondo interno. E quindi la possibilità di trasformare il mio mondo interno mi porterà molto probabilmente a trasformare anche il mondo all'esterno. Oltretutto, Caro Tenuto, e questo lo ha sempre detto, diciamo, più che a Freud, era molto vicino al pensiero junghiano. Perché? Perché, diciamo, in un'estrema sintesi selvaggia, concedetemelo, se Freud ha scoperto la distruttività dell'essere umano e si è concentrato sulla ricerca delle cause del nostro dolore, Jung invece ha scoperto il lato creativo dell'essere umano e ha parlato della sofferenza e ha parlato dei nostri disturbi, dei nostri limiti, come in realtà il senso. Cioè in realtà lui si interessa a capire il senso del perché succedono le cose, del perché anche una malattia devastante e limitante come quella che ha avuto Andoghero Tenuto può sviluppare, può far crescere un individuo estremamente ottimista. Andoghero Tenuto era un uomo pieno di entusiasmo, era, per quelli insomma che l'hanno conosciuto anche più da vicino, era un vulcano di idee, era sempre alla ricerca, ha scritto tantissimi libri, ha fatto tantissime ricerche, nonostante, ripeto, lui avesse, soffrisse di forti limitazioni. Ma è ovvio che la creatività non può essere solo legata alla sofferenza, perché questa sarebbe insomma una lettura un po' troppo negativa, perché effettivamente Caro Tenuto descrive anche quel senso di pienezza, quel senso di benessere che un individuo sperimenta nel momento in cui fa che cosa? Esprime se stesso rispetto al mondo. Cioè essere creativi per Andoghero Tenuto significa questo: avere la forza, la possibilità e la determinazione di esprimere se stesso nella propria autenticità, e quindi proprio nel nucleo nostro più profondo, nonostante poi tutti i limiti del contingente, del collettivo che comunque si stagliano di fronte a noi.
Sì, prima parlavi del silenzio o del vuoto, insomma, questo mi ricorda una piccola vignetta che è successa un po' di tempo fa con Ottavio Rosati, Ottavio che è famoso psicodrammatista, insomma, che lavora qui a Roma. Mi ricordo che all'interno di un gruppo a un certo punto lui fece una domanda a un membro di questo gruppo e questa persona stava in silenzio. E io non so perché in quel momento cominciai a parlare e dissi qualcosa che pensavo che c'entrasse con quello che stava succedendo. E Ottavio mi fermò e mi disse: ecco, questo è un errore, sai perché? Perché quello era il silenzio in cui si stava creando psiche. Quello era il silenzio in cui in qualche modo si stava connettendo con qualcosa quella persona e tu l'hai interrotto. La creatività quindi nasce anche nel vuoto. In un certo senso noi abbiamo bisogno, per poterla vivere, di avere uno spazio nel quale possa fiorire. È come se noi alla fine non sappiamo realmente come, dove e quando nasce, perché nasce l'atto creativo, no? Quello che sappiamo è che abbiamo un problema e che questo problema può essere posto in tutte, voglio dire, molto minuziosamente in tutte le sue caratteristiche, ma poi spesso la soluzione al problema, sia che sia un problema di tipo artistico, scientifico o qualcosa che riguarda la vita quotidiana, a volte arriva inaspettatamente. C'era per esempio Albert Einstein, quando gli chiedevano come aveva scoperto la teoria della relatività, lui raccontava di aver avuto un sogno. Naturalmente lui era già un grande scienziato, aveva già posto il problema della relatività con tutte le formule, tutte le deduzioni alle quali era arrivato nel tempo. Però non riusciva a trovare la chiave definitiva della soluzione del problema, finché una notte sognò di essere a cavallo di un raggio di luce e di guardare l'ora e contemporaneamente di vedere un orologio che stava fermo. Quando si è svegliato ha capito che quella era la risposta, ha capito che il tempo scorre in modo diverso a seconda della velocità dell'osservatore. E da lì è successo quello che è successo, molto di più di questo. Un'altra cosa è che appunto Caro Tenuto, come dire, si inserisce in un filone della psicologia e della psicoterapia che io direi, da questo punto di vista, possiamo pensare molto grossolanamente che la psicoterapia si divide in due grandi filoni. Una che punta all'adattamento, l'adattamento dell'individuo nella società nella quale vive, nell'ambiente nel quale si trova a vivere. E l'altra che punta all'evoluzione, che punta alla crescita dell'individuo. Caro Tenuto si inserisce, secondo me, proprio in questa dimensione. Forse gli è dovuto anche dal fatto di essere stato diversi anni in America. E lui si inserisce in un filone che partiva, forse per certi versi, in ambito psicanalitico da Otto Rank. Otto Rank, che ha scritto molto sul processo creativo, sull'artista, e che riteneva, al contrario di Freud, riteneva che l'artista fosse che il nevrotico fosse un artista mancato. Cioè che quello che è veramente nevrotico è di non riuscire ad esprimere la propria creatività. E questo era quello che pensava appunto anche Aldo Perotenuto. Al tempo stesso si inserisce, secondo me, forse forzando un po', però ci sta bene, anche con il filone della psicologia umanistica, in particolare di Maslow. Maslow e May, per esempio, dicevano che quello che succede è che la creatività è un incontro. L'artista vive l'incontro. Con che cosa? Con il mondo nel quale tutti noi viviamo. Però c'è una differenza rispetto a chi vive semplicemente nella materialità del mondo, cioè che l'artista, come dire, vede calare a un certo punto i confini fra il soggetto e l'oggetto. È in quel momento lì che riesce veramente ad osservare la realtà in una modalità nuova e diversa rispetto al solito. E generalmente questa modalità è accompagnata, diceva Maslow, a quella che lui chiamava l'esperienza di picco. Cioè nel momento in cui non c'è più distinzione fra soggetto e oggetto, nel momento in cui la creatività rifiorisce nella sua forma più florida, come dire, in quel momento lì anche la nostra coscienza cambia, anche il nostro sentire cambia, è qualcosa che si può veramente avvertire dentro. Qualcosa ci dice che siamo in contatto con quello che è in quel momento. E quella che forse Moreno poteva chiamare la spontaneità, raggiungere la spontaneità.
Quindi Caro Tenuto si inserisce proprio in questo filone, ed era anche uno junghiano, quindi è ovvio che per lui creatività significava anche avanzare lungo il percorso dell'individuazione, avanzare lungo il percorso che ci differenzia gli uni dagli altri. La persona creativa la riconosci subito, perché non è uguale a nessun altro, e soprattutto, e questo la espone anche a un grosso rischio, è più permeabile nei confronti dell'inconscio rispetto alla persona che ha una creatività un po' inibita. Cioè, sarebbe come a dire che riesce a vivere i contenuti dell'inconscio personale, dell'inconscio collettivo, come dire, andandoci volontariamente ad esplorarli, andando veramente a coglierli per tradurli poi in un'opera. Questo fa la differenza tra farci qualcosa e perdersi in una fantasticheria, no? Ed è questa permeabilità che è proprio il, come dire, è quello che dà la materia prima alla persona creativa. Mi hai dato un sacco di spunti, io non so se sarò in grado di coglierli tutti, perché vorrei parlare di tante cose, però andrò a braccio rispetto alle suggestioni che mi hai offerto. Dunque, Caro Tenuto, come dicevamo prima, si è concentrato sulla creatività. Si concentra sulla creatività perché? Perché lui dice: la creatività è l'aspetto che ci rende profondamente esseri umani. Lui individua due aspetti che ci distinguono dagli animali, dal mondo animale, per quello almeno che noi ne sappiamo. Poi certo, forse ricerche successive ci diranno, ci smentiranno, ma per adesso sembra così. Cioè, innanzitutto che l'uomo è l'unico essere umano che esprime il desiderio di distruggersi, che esprime la capacità e anche la volontà di porre fine alla sua vita, e quindi qui ritorniamo al tema della distruttività. Dall'altra parte, l'uomo è in grado di crearsi e ricrearsi nel corso del tempo. Facciamo questo esempio oggi con Luca, dicendo: in fondo un gatto, per quello sempre che noi ne sappiamo, non desidera diventare un cane. Un gatto è quello che è, vive, diciamo, nel corso della sua esistenza anche sette volte, sopravvivendo più volte, però diciamo esprimendo in totalità quella che è la sua natura, quello che è il suo destino, il suo modo di essere. Cosa che invece l'essere umano non fa, perché noi nel corso della nostra vita cambiamo lavoro, cambiamo partner, ci spostiamo nel mondo, cambiamo taglio di capelli, cioè è un continuo crearci e ricrearci. Quindi in questo senso la creatività, come tu dicevi, ci permette di essere propriamente esseri umani, di sentirci profondamente vivi, di sentire quel benessere che altrimenti non riusciremo mai a raggiungere, perché sempre in accordo con Jung, Caro Tenuto dice espressamente che la sofferenza nasce dalla rimozione dell'impulso creativo. Cioè, nel momento in cui le persone iniziano a dire la situazione è questa e non può cambiare, c'è questo limite ed è invalicabile, ecco, in quel momento noi stiamo rimuovendo la creatività e quindi iniziamo a stare male, e quindi in qualche modo anche il malessere, che non va curato ma va compreso, va ascoltato e va trasformato. E questo secondo me è il più grande contributo poi della psicologia del profondo: il pensare che la sofferenza possa trasformarsi nel corso del tempo, e che quindi una persona, anche nelle situazioni più estreme, anche nelle condizioni per noi più assurde, possa sempre avere una scelta, se non diciamo fisica o di profonda, di reale trasformazione, anche solo mentale. La psicologia, ovviamente, come diceva Jung, non solo ha messo l'accento sul potere trasformativo, cioè sulla possibilità trasformativa dell'essere umano, ma la psicologia di che cosa si occupa? Si occupa dell'atto del vedere. Cioè, Jung diceva, ogni presa di coscienza, ogni aspetto di consapevolezza rappresenta un atto creativo, un atto trasformativo. E effettivamente questo, Caro Tenuto, l'ha sempre
lo ha sempre sottolineato nelle sue lezioni, nei suoi libri, nei suoi discorsi, questo aspetto del vedere, che certo non è solo un aspetto percettivo, cioè nel senso vedere legato agli occhi, un vedere che può essere anche legato al sentire. C'era quella bellissima frase del film Nuovo Cinema Paradiso che dice, e questo il protagonista, il cineasta, dice a un certo punto: ora che ho perso la vista ci vedo di più, no? Quindi a far sentire in qualche modo che una vista e un contatto con le immagini non è solo, diciamo, esteriore, ma può essere anche profondamente interiore e trasformativo. Questo per dire che cosa? Che il lavoro con le immagini, caro Tenuto, lo pensava non solo nel dialogo, nella conoscenza e nella relazione, ma soprattutto con lo strumento del sogno, con giocare il sogno, accogliere quelle immagini che nel momento in cui noi accogliamo un vuoto, accogliamo appunto un abbandono e ci troviamo sul confine del caos, cioè sul confine dell'inconscio, laddove avvengono cose caotiche, misteriose, che non capiamo, accogliendo quelle immagini noi innanzitutto entriamo in contatto con noi stessi e quindi iniziamo a portare avanti quella che è la chiamata verso noi stessi, quindi l'individuazione. E ascoltando queste immagini noi possiamo fare nuove associazioni, perché poi in fondo la creatività anche a livello etimologico significa riuscire ad associare elementi diversi in una forma originale. Io personalmente, oltre ovviamente ad utilizzare il sogno e quindi a giocare con il sogno, come vi raccontavo all'inizio della serata, ho scoperto l'ipnosi, ho scoperto la trance. E mi rendo conto che ogni volta che lavoro con le persone che vengono da me c'è questo profondo stupore, questo profondo mistero, proprio un'epifania, per cui iniziano ad arrivare dall'inconscio delle immagini che io per prima dichiaro: guardi, non so assolutamente che cosa sia questa immagine e che cosa significa, non lo so, però so che arrivano delle immagini. E di queste immagini appunto dobbiamo cercare il senso, perché il senso ci conduce a una trasformazione, ci conduce alla possibilità appunto di realizzare noi stessi, no? Che è quello che in qualche modo anche caro Tenuto aveva capito fosse il compito dell'essere umano. Oltretutto la creatività si pone come avevamo detto prima, si pone come l'esatto opposto della natura, perché mentre la natura tende ad essere quello che è, anche se si trasforma, perché pure un sasso, voglio dire, si trasforma nel corso del tempo, quindi la natura è basata su una trasformazione, però l'essere umano ha fatto una cosa che è enorme, cioè in fondo l'essere umano ha creato delle opere d'arte che sono l'elogio dell'inutilità. L'arte tendenzialmente in realtà è inutile, cioè nel senso un quadro come questo, pur essendo stupendo, non ti caverà male Gil, però è inutile, cioè nel senso può, come dire, riempire una parete, insomma, no, illuminarmi gli occhi, però non ha un'azione, come? Non è inutile, consente all'artista sì. di vivere. Sì, esatto, se ci riesce a vivere, perché non è manco spontaneo. Ah, ok, va bene, io so molto più terra-terra. Comunque, dicevo, quindi in questo senso, in fondo l'opera d'arte è inutile, ma è fondamentale, perché? Perché l'essere umano, se ha continuato nel corso del tempo a scrivere, a dipingere, a fare video, a lavorare nel cinema, evidentemente ci sarà un motivo. Il mio personale collegamento, che ovviamente non è un mio collegamento originale, ma l'ho trovato in vari luoghi, è che l'etimologia del termine arte può essere collegata al sanscrito. Una parola del sanscrito che è, io ve la pronuncio così, ma RTA, RTA. Erta significa, tra le varie cose, ordine cosmico, ordine universale. Quindi che cosa significa? Che nel momento in cui io sto facendo dell'arte, e quindi non solo faccio dell'arte con i dipinti, con un romanzo,
ma facendo arte su me stessa, cioè trasformando la mia vita, il mio mondo interiore, ecco, io in quel momento, come diceva la dottoressa prima, Anna Maria Meoni, io esco dal mio io, dal mio piccolo ego, dal mio mondo personale, e mi vado a connettere con una dimensione universale. Caro Denuto parlava di mito, con una dimensione universale, transculturale, nel corso dei secoli, che mi fa sentire vivo, che mi fa sentire che in qualche modo c'è un mistero dietro a tutto questo, perché poi fondamentalmente quello su cui ci siamo interrogati è anche questo, no? Che cosa distingue un individuo creativo da uno che non lo è, no? Che cosa distingue un terapeuta, come diceva Alessandro Selli, un terapeuta capace, un terapeuta talentuoso da uno che non lo è? A parità di studi, a parità di libri letti, di conferenze a cui ha assistito, in realtà è un mistero. Cioè, nel senso che il talento, che la capacità creativa di connettere immagini, di restituire delle chiarificazioni, di interpretare un aspetto della vita, quello è assolutamente, come dire, è misterioso, quindi tutto quello che noi possiamo fare è in qualche modo creare, sì, creare le condizioni per alimentare la nostra creatività, no? E quindi, per esempio, facendo del vuoto. Quindi Caro Denuto parlava per esempio della solitudine come un momento fondamentale in cui l'individuo si ritira in se stesso, e in questo ritiro in se stesso in realtà stabilisce un dialogo interiore, un dialogo che può avvenire ad esempio anche tramite la meditazione, no? In fondo gli orientali conoscevano già questa pratica, che è semplicemente un dialogo interiore. Quindi il vuoto, la solitudine come elemento fondante per, come dire, stimolare l'avvento della creatività. Non mi ricordo chi diceva, c'era questo detto molto carino, diceva: è inutile che continui ad inseguire le farfalle, così non le prenderai mai. L'unico modo per fare in modo di prendere le farfalle è creare un giardino per cui poi le farfalle verranno a te, quindi creare le condizioni possibili. Un altro aspetto per alimentare ovviamente la creatività, appunto, è l'apertura alle esperienze, il superamento dei limiti, il non avere paura di poter fallire, il fatto di metterci a rischio del fallimento, a rischio della perdita. Questo diventa fondamentale, perché diventa veramente il momento in cui qualcosa può succedere, qualcosa che va al di là del nostro controllo. Per chiusare, direi che probabilmente questa è l'utilità dell'arte, no? L'arte è utile nella misura in cui ci connette con il mistero. Sì. Ok, beh, adesso vediamo come Emiliano traduce. Ma Emiliano questa... è creativo. Questa musica sono tue. No. Ecco, bravo, adesso bravo, hai detto proprio quello che serviva in questo momento, non so come. Perché adesso Emiliano ci presenta una sua canzone. Ah, esempio di creatività. Thank you.
Se vuoi dirci qualcosa su come è nata questa canzone. Sì. Ma intanto buonasera a tutti e grazie. Rispetto a questa canzone, insomma, penso sia un po' particolare. Io non è che abbia composto moltissime cose nella mia vita, diciamo che è una cosa a cui sto tentando di fare recentemente. Insomma, sono anni che studio musica e chitarra, però non avevo mai provato a comporre, insomma, qualcosa di serio col pentagramma, diciamo, insomma, qualcosa di più professionale. Però diciamo che questo pezzo è stato anche un po' particolare perché una mattina mi sono svegliato e c'avevo questa melodia che insomma, mi girava per le orecchie, diciamo la parte iniziale del pezzo. E suonava talmente bene, insomma, mi piaceva talmente tanto che ero convinto che fosse un pezzo di qualcun altro, cioè che non mi ricordassi di chi fosse. No, ero veramente convinto perché suonava bene, dico, sicuramente è di qualcuno, adesso non mi viene in mente di chi è. E infatti ho chiesto al mio maestro di chitarra, a vari amici, ma se questa canzone a te dice qualcosa? E poi no, ho capito che era effettivamente la mia, però alla fine, sì. Alla fine. Oltretutto, vabbè, non è ancora completa, diciamo, ci sto lavorando, è una cosa abbastanza recente. Però questo pensiero anche in relazione all'invito che, insomma, per cui ringrazio lui e Benedetta, questa conversazione mi ha fatto un po' pensare a quello che è per me la creatività. Insomma, che cos'è essere creativo, cosa significa. E diciamo che questa cosa, questo aneddoto mi ha fatto pensare che poi alla fine la creatività non appartenga poi al creativo, cioè non è qualcosa che il creativo ha, oppure anche le sue composizioni. Qualcuno, mi ricordo che prima diceva un'opera, te Luca, forse un'opera una volta che è stata composta ormai è del mondo, ma secondo me a parte questo, e anche per comporre un'opera uno deve entrare un po' in contatto con delle cose che non sono solo sue. Cioè, secondo me un creativo deve un po' avvalersi di simboli che esistono e un po' adattarli a se stesso, cioè come se costruisse una propria, sì, un proprio alter ego o insomma qualcosa che rappresenti una parte di sé attraverso dei simboli che già esistono. E quindi secondo me la creatività sì, libertà, come diceva lei prima, sono d'accordo, però è anche vero che per quanto riguarda la musica, per esempio, se io facessi quello che voglio non potrei suonare con altre persone o non potrei neanche magari fare una cosa totalmente inascoltabile. È pure vero che ci sono stati movimenti artistici, avanguardie che si sono basate proprio su questo, però secondo me poi la creatività sì è libertà, ma è anche un compromesso, cioè tra se stesso e gli altri. E poi secondo me il primo pezzo che ho fatto è un pezzo, i primi due pezzi non erano miei. Il primo è di Steve Hackett, che è il chitarrista dei Genesis, che è un pezzo che si chiama Horizon e che è praticamente uguale a un pezzo per violoncello di Bach, tanto che molte persone l'hanno accusato, diciamo, di plagio per questo, mentre secondo me, insomma, più fatico a parlare di plagio nell'arte e nella musica, perché secondo me una libertà che fa parte dell'arte è quella di essere in grado di prendere in prestito le cose dai propri maestri o di distruggere i propri maestri, di trovarne altri. Quindi non so, questo. Non so che aggiungere rispetto a questo. Grazie comunque per l'apprezzamento. Sì, queste cose che hai detto anche, insomma, mi hanno stimolato parecchio. In particolare nell'ultima settimana ci ha scritto sul nostro sito Facebook, sulla nostra pagina Facebook, Gian Lorenzo Lagna, che ho conosciuto adesso, che ha un sito che si chiama il Network dei Creativi. Lui praticamente ha formato questo sito sul quale tutti possono andare, se hanno un'idea la mettono in comune e cercano altre persone che lo possono aiutare a realizzarla. Quindi in questo senso mi piaceva cogliere il tuo spunto della creatività non solo
come un'esperienza di solitudine, di travaglio, eccetera, ma anche un'esperienza che in fondo ci può avvicinare, no? Nella condivisione, nella possibilità di aiutare la nostra evoluzione culturale, spirituale e intellettuale attraverso il lavoro con gli altri. Certo. Secondo me la solitudine comunque, diciamo, gioca un ruolo importante, perché secondo me senza solitudine anche la sofferenza, non a caso i primi 3-4 interventi sono tutti, insomma, partiti da esperienze più o meno drammatiche. Quindi credo che sia molto importante perché permetta di prendere contatto con delle parti di sé, però a fronte di questo c'è, cioè, anche, a parte come tutti i discorsi sono importanti della vita, c'è sempre un'ambivalenza, quindi sì, l'arte è sofferenza, però chiaramente non lo è gioia, è solitudine, però anche partecipazione. Certo. Ok, invece adesso vi voglio presentare l'artista che ci ha gentilmente offerto il piacere degli occhi di questa sera, di queste bellissime tele che vedete qui, un po' le abbiamo sparse come potevamo, come la sala ci consentiva. E vi presento l'autore, che è Gilles Villelas, vieni qua, non so se l'ho pronunciato bene, sì, che sì. È psicoanalista e Gilles è uno psicanalista ed è un pittore, vive a Roma in Italia da 13 anni, giusto? Da 18. 18 anni, ecco, un po' di più. Un po' di più. E quindi ci racconta la sua esperienza come pittore, come artista e come creativo. No, inizialmente voglio ringraziare a voi per questa proposta di venire qua, perché mi ha fatto pensare, già venivo pensando, ho scritto anche altri lavori che riguardavano la creatività, ma mi ha fatto continuare a pensare cose nuove e alcune, tanto che già avevo scritto due pagine in cui avevo messo delle parole chiave che volevo un po' seguire, ma già tutto quello che è stato detto oggi già mi ha portato a tante altre idee, per cui già non so. E una cosa che volevo, anche prendendo spunto da queste ultime cose che voi avete detto, è che io penso che noi abbiamo inevitabilmente una bilateralità, c'è il bianco e il nero, è certo che ci sono 100 se non 1000 sfumature, ma allora la questione della creatività anche passa per questo, nel senso, in un estremo c'è la tradizione. Nella tradizione si può mettere, per esempio, l'artigianato, no? Che ripete quello che la tradizione, no? ha passato. Nell'altro estremo c'è la creatività, o anche una pretesa forse di una creatività tipo le avanguardie, che dicono, no, facciamo piazza pulita, ma anche io se pensassi, no, io infatti non sigo nessuna tradizione, mi sento molto libero. Ma già il fatto che tu usi un pennello, che usi una tinta, che usi una tela, infine, cioè, devi fare i conti con l'umanità, con la civiltà, con cose che si deve prendere, ma allora sì, per dare una veste propria, per modellare come una cosa personale. Allora, un altro aspetto, qual è la motivazione perché prima anche della creatività in un'attività come nella pittura o nella musica, nella poesia, io penso che c'è una questione che è una questione di mentalità, una mente aperta. La libertà è fondamentale, fondamentale la libertà, una grande libertà, ma anche un'apertura, una possibilità di mettersi in discussione e di cercare di essere sempre più se stesso, che è al contrario della identità come viene descritta tradizionalmente, la psicanalisi, che deve essere sempre più uguale sei uguale al padre, no? Cioè, identificarsi, cioè deve essere identico a se stesso, non è facile, no? Cercare, ma questo si può cercare se si va sempre più in fondo a se stesso.
un punto era questo, in cui un altro di quello che avete detto, ho trovato un abbinamento interessante tra la creatività e tradimento. Non avevo mai pensato in questo modo, perché se uno è creativo, libera la sua creatività, lui deve, può, tradirà la tradizione, perché tradizione tradire, è curioso che ci sia, no? Tradimento, per cui tradisce, ma anche tradire a se stesso, non è che uno non può, deve poter tradire a se stesso, perché succede che il flusso creativo è un potere essere sempre davanti a cose nuove, ma alle volte si trovano delle formule, c'è una tendenza, come nella tradizione c'è, questo a livello della cultura, c'è a livello individuale, trovi una formula e la tendenza è aggrapparsi o mantenere quella formula, allora tu devi tradirsi nel senso di andare avanti, lasciare quella formula. C'è un pittore brasiliano che ha avuto molto successo, che si chiama Volpi, anche di origine italiana, ma lui ha fatto bandierine tutta la vita, cambiando il colore, la disposizione, tutto. Va bene, ok, tutto bene. Ma per cui, come io cerco di fare, allora entrando già nella mia esperienza con la pittura, io cerco anche di tirare il tappeto, di evitare queste tendenze, no? Quando, allora, una delle forme, delle cose che io cerco è di tirare il tappeto, per esempio, inizio un quadro in questa posizione, già per togliere la cosa della tela in bianco, ma tela in bianco o un supporto in bianco, una carta in bianco, c'è tutto e c'è niente, giusto? Cioè c'è tutto un mondo che può, perché una superficie in bianco può avere Mona Lisa, può esserci, no? Il Papa di Bacon, enfim, può avere tutto, e allo stesso niente. Allora, quando si è davanti a quello lì, è una cosa molto, tanto che si conosce la famosa inibizione davanti a me. Allora, una cosa per evitare anche un po' questo, io faccio un anacquato così con l'acrilico e no? Così, e allora quello là già creano situazioni, già creano marchi e tal. Quello lì è un spunto, no? Questo è un dei modi. Allora, un altro, eu inizio facendo anche pennellate libere, cioè un gesto spontaneo, cercando una cosa di non partire con nessuna idea, cioè, non è facile, sì. No? La mente aperta anche perché non seguendo un modello, un'idea, anche a memoria che sia, questo ti mette proprio davanti a dei rischi di fare anche delle bruttezze, ok? Allora, io inizio facendo questo e dopo continuo sopportando anche momenti di schifezza e tutto e vado avanti, ma quello che mi porta avanti, ma questo già fa parte dell'esperienza accumulata, è il fatto che molte volte già era successo situazioni del genere e dopo, nel continuare, mi sono sorpreso che è venuto fuori una cosa che mi è iniziata a piacere, no? Allora, un modo anche di dribblare questo è, io inizio con una posizione e dopo inizio a girare, metto con la testa in giù, no? Perché questo quando faccio gli astratti, dopo parlerò un po' degli autoritratti. Inizio a girare e lavoro allora su un altro vertice. Vado avanti. Dopo quando giro nuovamente, e vado girando, di modo a trovare diversi fronti. E allora anche una posizione che non mi piaceva tanto, quando eu giro e ho continuato a lavorare in un altro vertice, quell'altro vertice influisce nel precedente, per cui quello là mi sorprende, adesso è diventato bello, ma continuo, non è che mi fermo lì, continuo e vado avanti. Qua per esempio, ho fatto questo che inizialmente mi suggeriva, anche una fase, un momento che eu stavo vivendo, mi suggeriva il naufrago, no? C'era qualcosa del naufrago che aveva, non água em gola, aveva già nel naso, no?
E dopo, nel girare, sono comparse altre figure, no? Perché dopo ho visto che, bom, un naufrago si va avanti e lui può diventare anche il principe delle maree, no? Allora questo mi suggeriva un po' il principe, no? E dopo si gira ancora, può diventare qua, può diventare un rospo, perché prima del principe può venire un rospo. Infine, un po' giocare con queste circolarità. Questo quando vado più vicino alla figurazione, no? Perché anche cioè, il mio tentativo anche è una cosa di transizionalità, cioè tra l'oggetto e l'assenza di oggetto, che sarebbe l'astratto, potrebbe, Kandinsky ha passato 30, non so quanti anni, per liberarsi dell'oggetto, per fare l'oggetto uscire dalle sue opere, no? Ma io trovo molto interessante questa, tutte le sfumature, tutto c'è di mezzo, cioè trovare degli equilibri tra un oggetto, nell'arte, ma non solo occidentale, no? Cioè, l'oggetto è stato sempre fondamentale, no? Sia nel copiare o ispirarsi a un modello, sia a un paesaggio, sia anche a scuola hanno questa cattiva abitudine di portare ai bambini già forme prefatte che loro devono no, colorare, oppure devono nelle accademie seguire e copiare i grandi maestri. Cioè, dunque c'è l'oggetto è molto presente, no? E dopo è venuto l'astrattismo, ma abbiamo anche lo estremo, per esempio, se prendiamo Pollock, che diciamo che amo Pollock, ma c'è una esplosione di action painting, no? Cioè c'è l'azione, c'è l'azione e si va verso quello che Bacon diceva bene. L'astratto, puramente astratto, è problematico, così come il figurativo, puramente figurativo, è anche problematico, già diventa una narrazione o diventa una figurabilità, no? Cioè, un racconto di una cosa, e questo chiude. Mi piace allora transitare in questa zona, in questa terra di mezzo, no? E usiamo terra di mezzo, ma correndo rischi, e con un altro fattore che considero fondamentale nel processo creativo è poter sorprendersi, avere piacere in quello che fa, non importa se dopo agli altri piacerà o meno, se viene è ok, altrimenti l'importante è avere piacere. E non penso tanto in termini di distruttività, io sono meno freudiano di voi, sì. E sono forse più haikiano, sì. Più Winnicott, infine, sì. Altri autori, io sono molto, che pensano che no, c'è un flusso vitale, questo flusso, cioè la cosa deve fluire, se non può fluire si ostacola, e va contro, o non provoca piacere, provoca dispiacere, o fuori bisogno anche di liberarsi, di mettere fuori in modo aggressivo. Cioè, faccio una differenza anche tra distruttività e aggressività necessaria come affermazione, come a favore della vita. E anche la sofferenza, non è che la sofferenza va. La sofferenza può avvenire. L'importante è quello che si fa con la sofferenza, certo. La possibilità dalla sofferenza venire fuori la vita, che è la resilienza. Sì. E già stare molto attaccato alla sofferenza è problematico, perché genera un ciclo vizioso, mentre dalla sofferenza andando verso la rinascita, l'emergere della vita, allora viene piacere e quello può anche funzionare come modo di, non di scappare, di fuggire, ma di aprire un'altra strada, una strada di vita, perché la vita è gioia, è celebrazione. Abbiamo una tradizione di 2000 anni che si parla, si vede Cristo con sangue, cioè c'è tutta
una grande iconografia, iconografia della sofferenza. Nel Medioevo le persone si buttavano nel cespuglio perché con quella sofferenza, ma questo, infine, siamo proprio pazzi, no? Grazie, grazie Cillo. A proposito di quello che ha detto Emiliano, che l'arte non ci appartiene, mi viene in mente che dicono che le parole, le idee, le immagini galleggiano nell'aria e entrano dentro di noi attraverso il respiro. Quindi più profondamente respiriamo e più questa idea, questa immagine, queste parole vengono a noi. Ma chi sono questi privilegiati che riescono a tingere di questa noosfera, di questa sfera del pensiero? Sembra che le persone che riescono appunto a prendere degli invisibili siano le persone più pure. Che vuol dire pure? Più siamo prive di maschere, di identificazioni, di ego, più siamo in grado di attingere a questa dimensione creativa, più siamo puri. Ok? Un'altra cosa che volevo dire a proposito della creatività, che è una forma potentissima di affermazione della nostra esistenza. C'è un tipo di sofferenza che è una sofferenza grandissima, che nasce in determinato contesto dove c'è una forma di comunicazione perversa che si chiama disconferma. In alcune famiglie è tipica, poi è tipica anche delle famiglie gravemente malate. Sono comunicazioni che esprimono sottilmente che il messaggio è che tu non esisti, così come in alcuni contesti alcune persone non hanno quasi diritto di spazio psicologico, spazio di espressione, sono come in un angolino e questo provoca grandissime sofferenze, una delle forme più terribili di sofferenze. E la creatività, secondo me, è il più potente antidoto a questo tipo di sofferenza. Quindi più potenti affermazioni della nostra esistenza. Ecco, grazie. Allora, Benedetta, c'è una cosa che mi ha colpito quando tu hai parlato, lo facevi in riferimento, diciamo, alla tematica personale, all'equazione personale di Aldo Carotenuto, del passaggio, diciamo, della sofferenza come momento limite che poi consente proprio di vivere lo spazio vuoto dopo il limite e quindi di sviluppare un linguaggio che io direi è il linguaggio dell'arte, che è il linguaggio metaforico simbolico, no? E è fatto l'esempio della cecità preso da c'era il proiezionista, no, che era di Noci nel Paradiso, Philippe Noiret, che lo interpretava, e mi è fatto in mente che questo è il grande mito di Edipo. E perché se voi tutti noi pensiamo al tragitto che fa Edipo tramite Sofocle, diciamo, dall'Edipo tiranno in cui prende alla lettera il dio Apollo, quello che il dio Apollo ha detto, e prendendolo alla lettera conferma ciò che vorrebbe sventare, quindi il destino lo distrugge, perché lui non lo vede sotto forma di interiorità, lo vede sotto forma di dimensione esterna, e sotto forma di dimensione esterna lo schiaccia e lo distrugge. Mi è capitato di scrivere di recente che secondo me l'autoaccecamento di Edipo non deriva tanto dal fatto che ci sia stato l'incesto, neppure che abbia ammazzato il padre biologico, perché ci dobbiamo ricordare che Laio aveva cercato di ucciderlo, Edipo, no? Quindi, ma dal fatto che sente che ha fallito il suo compito esistenziale, che era di leggere le cose in una maniera diversa, cioè di non leggerle in una maniera concreta e letterale, ma di vivere la relazione con il padre e con la madre, di vivere la dimensione dell'inconscio madre e della società padre in una forma
metaforica. E la sua creatività consiste nel lungo, periglioso, tortuoso, doloroso viaggio accompagnato dalle figlie fino ad Atene, a Colono, dove il cieco è diventato veggente, né più nemmeno come Tiresia, che era il suo contraltare nell'Edipo Re, che era il grande saggio, il sacerdote che aveva visto i misteri della, dell'esistenza. Allora lui cieco entra da cieco vivo nell'Ade, e questa entrata nell'Ade, che si apre la terra sotto di lui, solo Teseo può assistere a questo mistero incredibile, trasforma in realtà per la collettività di Atene, quindi il reprobo, colui che porta in realtà la peste, colui che porta su di sé la colpa, lo trasforma, come tutti i personaggi dionisiaci, lo trasforma nel grande protettore della, della città, diventa l'eroe fondatore insieme a Teseo stesso della città di Atene, l'eroe protettore. Che cosa potremmo dire? Che è arrivato a comprendere il linguaggio metaforico simbolico, ed è come se fosse questo che porta in dote alla collettività. Ecco, questo sì. Mi è venuto in mente. Grazie, grazie. Ok, se non ci sono altre considerazioni, esternazioni, vi ringraziamo innanzitutto di essere venuti qua nonostante il caldo e i problemi tecnici, e vi diamo appuntamento al 9 ottobre per la presentazione della nostra rivista Aldo Caro Tenuto Oggi, che ripeto, per chi la volesse acquistare questa sera, anzi ancora, a presto.